La scrittura per il web prevede una strategia grafico-visuale differente dalla scrittura per la carta stampata e la dialettica tra chi scrive e chi legge è delineata da una serie di peculiarità. Innanzitutto, la quantità di informazioni veicolata dalla rete prevede che chi legge online spesso non è disposto a leggere l'intera pagina. La sua percezione visiva è sollecitata quanto quella intellettiva. La sua lettura deve visualizzare immediatamente una serie di collegamenti ipertestuali, altri testi, foto e video grafici. La scrittura web utilizza il 50% di lessico rispetto alla stampa. La lettura online è il 25% più lenta che sulla carta. Inoltre, viste le dimensioni spesso ridotte dei dispositivi, è fondamentale non costruire un muro di parole, fitto fitto e con i caratteri tutti uguali. Bisogna evitare le righe troppo lunghe e calibrare l'interlinea e i capoversi. L'allineamento più adatto è quello a sinistra, cercando di mantenere il lato di destra uniforme. Sul web le parole vanno evidenziate con il grassetto, in quanto il corsivo risulta difficile da leggere sul monitor. Imprescindibile per mantenere attenta la lettura è scrivere righe di 10-12 parole con circa 75 caratteri. Il format, il carattere e gli spazi bianchi devono far emergere la forza delle parole e contenuti che si vogliono comunicare. Sul web il testo deve essere dinamico.